Matteo Restelli con Oliver Cosmos, al pari di Marcos Morgon con Adei Chiriavarlo. Pegasus B per il comando, passando avanti a Menna di Casei, tra i due ha provato Landolfo, quindi ancora in corda Principessa Rum. È piegata, tanto la squalifica per Poglianna, 13-4 per il lancio, all'avanguardia Pegasus B, si esce dalla curva, Pegasus B comanda avanti a Menti Casai, in terza posizione Principessa Rum, poi prova a migliorare al largo Oliver Cosmos, il favorito, 1,62 in caso di vittoria. Progredisce Oliver Cosmos che si profila ai lati del leader dopo quarto iniziale in 29 netti, 600 passati in 44,6. Attacco della penultima piegata con Oliver Cosmos a lato di Pegasus B, dietro i due al largo c'è Landolfo che è all'interno Menti Casei, frazione completata in 31,1, 1,001 per gli 800, la veglia di 1,15,1. Passa Oliver Cosmos avanti a Pegasus B, poi Menna di Casei che tiene sempre in fuori Landolfo, il completamento del giro in 1,15,1 con all'avanguardia Oliver Cosmos, prova ancora a rientrare Pegasus B, Oliver Cosmos passa netto, non persevera Landolfo, in seconda c'è Menna di Casei. Oliver Cosmos completa la terza frazione in 29,3, completamento della piegata, ingresso in addirittura con Oliver Cosmos avanti a Menna di Casei, Oliver Cosmos, Menna di Casei, poi Landolfo, Menna di Casei che si prodiga nell'inseguimento ad Oliver Cosmos che sembra appesantire l'azione, fresca quella di Menna di Casei, il traguardo si avvicina, Oliver Cosmos, Menna di Casei, poi Landolfo. Probabile il successo per Oliver Cosmos, allevato dall'azienda agricola Monforte di Ugo Chiola, in seconda posizione finisce Menna di Casei. Giornata che si chiude dunque all'insegna del giallino a segno, favorito Oliver Cosmos, quota 1,62. Prossimo appuntamento, mercoledì 2 aprile, premio Libia, 13 al via per la Triz, quartè e quintè.